La figura di Pietro è fondamentale per la Chiesa cristiana. La tradizione narra che Pietro è stato il primo vescovo di Roma. Pietro viveva come pescatore nei pressi del mare di Galilea. Un giorno, mentre stava pescando con i suoi compagni, incontrò un uomo straordinario di nome Gesù. Impressionato dalla sua saggezza e dalla sua presenza, Pietro decise di seguirlo. Col tempo divenne uno dei 12 apostoli e uno dei suoi più fidati seguaci. Dopo la morte e la resurrezione di Gesù, Pietro si impegnò a diffondere il messaggio di Cristo viaggiando in diverse parti del mondo romano. La tradizione narra inoltre che Pietro sia stato crocifisso durante la persecuzione dell'imperatore Nerone nel circo di Nerone. La basilica di San Pietro fu costruita nel suo onore sul luogo del suo sepolcro da Costantino. Durante il periodo medievale la figura di Pietro divenne centrale per il papato e la Chiesa cattolica. La Basilica di San Pietro fu ampliata e rimodernata, diventando un simbolo di potere e grandezza religiosa. Le processioni e le cerimonie annuali attiravano migliaia di fedeli da tutto il mondo cristiano. Con l'inizio del Rinascimento, la Basilica di San Pietro fu oggetto di un progetto ambizioso dai papi. Artisti come Michelangelo e Bernini contribuirono con le loro opere d'arte alla magnificenza della Basilica. La cupola di San Pietro, progettata da Michelangelo, divenne un'icona dell'architettura. Cara, 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 cara madre mia, dolce, stanca, vecchia, piccola, cara madre mia, tu sei l'unica primavera della vita mia e niente, niente più importante di te. Di te che ti lasci amare da me, dolce, dolce, stanca, vecchia, piccola, madre mia. Tu sei la stessa vita mia, niente, niente al mondo è più importante di te. Sei la gemma più preziosa, il cielo più chiaro, il sole più caldo per me. Nel periodo barocco, la piazza antistante la basilica fu rinnovata, creando uno spazio maestoso dominata dalla grandiosa colonnata del Bernini. Caracas. L'arte e l'architettura del periodo riflettevano l'opulenza e la magnificenza della Chiesa cattolica dell'epoca. Piccola cara madre mia, tu sei l'unica primavera della
Con il passare dei secoli, la Basilica di San Pietro è diventata un simbolo di stabilità e continuità per la Chiesa Cattolica. Durante il periodo moderno ha affrontato sfide e cambiamenti significativi, ma la presenza di San Pietro ha continuato a svolgere un ruolo centrale. Oggi la Basilica di San Pietro è uno dei principali luoghi di culto per i cattolici di tutto il mondo. La sua storia, dalle umili origini di Pietro, pescatore, alla magnificenza rinascimentale e oltre, riflette la lunga e complessa evoluzione della Chiesa Cattolica e del suo ruolo nella storia dell'umanità. Al mondo di te. Sei la gemma più preziosa, il sole più caldo, il cielo più chiaro per me. E t'amo tanto.